25 gennaio 2015 incontriamo Antonio Motteran in occasione dell'assemblea congressuale dell'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere. Questo appuntamento statutario del Cantiere coincide con un appuntamento importante per l'Italia. C'è un'elezione importante che fra qualche giorno si consumerà ed è quella del Capo dello Stato. Sono degli elettori particolari che lo sceglieranno. Antonio Motteran, tu che ne pensi? Se hai qualche pronostico, ma anche cosa pensi del modo in cui si sta arrivando a questo, alla consumazione di questo evento? Il momento politico è sicuramente molto importante, più di quanto sembrerebbe. Ci stiamo arrivando, secondo quello che io sto constatando, sicuramente con una serie di tensioni, perché l'iniziativa anti-Nazareno costituisce una costruzione di forze che, indipendentemente dal colore, intendono fare contrapposizione alle scelte che sono state fatte fino adesso da parte del governo. In vicinanza il Renzi con il Berlusconi, che sono quelli che hanno portato avanti il tentativo delle riforme. Si è parlato molto perché il giornalismo, oltre che a constatare i fatti, costruisce anche le sue interpretazioni, quindi come sempre in Italia la fantasia è tanta, se ne sono costruite di tutti i colori. Per il cittadino quello che conta è la concretezza. Pertanto, al di là di tutta la cornice che c'è intorno alla elezione del Presidente della Repubblica, la mia opinione personale consiste nell'auspicio che la figura che sarà scelta non assomigli per nulla al passato, abbia la statura di saper utilizzare, perché l'ha già utilizzato a suo tempo nella sua attività svolta, il buon senso. Quindi il mio timore è quello verso gli intellettuali o comunque coloro che parlano ad alto livello lontano dai cittadini, quindi un cittadino che si renda conto, perché l'ha già dimostrato e che i cittadini possono riconoscersi in lui, di tutto ciò che ci aspetta nei prossimi anni. Quindi Napolitano ha svolto una funzione riparatoria delle insufficienze che si presentavano inevitabilmente con il caos parlamentare che c'era, e quindi ha cercato di supplire ricevendo accuse piuttosto pesanti, forse a volte anche insistito troppo, ma non voglio assolutamente vedere negativo il suo comportamento. Siamo arrivati fino a qui, siamo ancora in piedi. Adesso non basta più stare in piedi. Adesso il primo problema che questa figura dovrà affrontare, creandone anche la possibilità di avanzamento, il lavoro. Il primo articolo della Costituzione dice che noi siamo una Repubblica fondata sul lavoro, e questa parola, di fronte alla mancanza di lavoro che in questo paese è avvenuta, bisogna ricominciare da lì. Si possono fare tanti discorsi saggi, seri, bisogna dimostrare che stiamo facendo delle attività per i cittadini affinché si possa ricominciare ad aumentare il numero degli occupati nel nostro paese. Bene, quindi in qualche modo sulla diatriba che un pochino si sente, si ascolta in questi giorni tra il presidente politico, un presidente intellettuale, eccetera, tu come ti posizioneresti? In sostanza credo che sia importante che questa figura conosca anche i meccanismi politici, perché bisogna stare attenti a non farsi prendere in giro. E siccome l'astuzia politica in Italia, anche in altre parti, ma in Italia un po' in particolare, ha radici profonde, chi si pone in quella posizione, pur avendo anche intorno un entourage che lo aiuta, deve avere delle caratteristiche di scaltrezza autonoma, non può esserne esente. Pertanto l'auspicio è che questa figura, che sicuramente c'è, cioè la mia positività sta nel fatto che sono sicuro che c'è, e siccome dopo questa scelta c'è un grande rischio di disordine, perché
prenderebbe corpo allora abbiamo ragione noi da parte di coloro che vogliono praticamente sostituire con forza tutto quello che c'è, smontare tutto. Quindi noi siamo in una posizione dove è per il bene di tutti auspicabile che la persona sia una persona che funziona. Dopo non vedo possibilità di un'altra occasione per gestire ancora tirando avanti. Secondo me non si tira avanti dopo, perché la corda è troppo tesa. Si cerca di non allarmare mai, no? Però bisogna anche non prendere in giro nessuno, se è possibile. È un punto di vista personale. A mio avviso la corda, se è tesa, riceve ancora un tiraggio, salta. Pertanto questa scelta che deve essere fatta è obbligata, siamo obbligati a scegliere la persona giusta. E secondo me c'è. E a mio avviso, perché sono un ottimista di natura, anche se prendo atto che non è facile, perché ci sono problemi da tutte le parti, secondo me questa persona, io mi aspetto con una probabilità superiore al 50% che verrà proposta e verrà condivisa, e dovrà essere una persona condivisa da una larga parte di persone. Mi auguro che sia uno che fino a questo momento non è mai stato citato. Hai qualche idea? Ho qualche idea. Io penso che se lo citiamo non lo bruciamo. Però non ne parlo perché ritengo che si debba avere rispetto parlando della prima carica istituzionale dello Stato. E quindi il fatto di fare il toto nome diventa un giochino, dà da mangiare alla curiosità, e invece sulle cose serie secondo me non c'è posto per la curiosità, ci deve essere posto per l'intelligenza, la preoccupazione, l'attenzione e quello che serve, sapendo che la base di tutte le scelte politiche che ogni popolo fa, e che quindi noi popolo italiano stiamo facendo adesso nel scegliere questa figura, è per le nuove generazioni. Noi non scegliamo per noi, noi scegliamo per i giovani, e questo è lo spirito che dobbiamo mettere e la motivazione con la quale dobbiamo parlare di questo problema, che non deve essere un problema, deve essere una conquista. E a mio avviso questa figura sta per giungere, non è un messia, sia chiaro, ma io confido che l'Italia, e sento che è così, è un paese capace di produrre questa figura. Perfetto, allora niente concorso pronostici per Antonio Motteran. A questo punto una parola, anche se ancora l'appuntamento congressuale dell'Assemblea del Cantiere non è cominciato. Beh, noi siamo ancora in una fase iniziale. Non siamo gente che si occupa di attività politica, di attivazione. La nostra attenzione è di dare un contributo sul piano delle idee, senza fare l'ideologi. E quando parliamo tra di noi ci rendiamo conto di questo tipo di situazione. Se assimiliamo la gestione politica al viaggiare di materiale rotabile sulle rotaie, dove c'è uno scartamento, cioè ci sono i due binari e sopra tutto il materiale rotabile deve avere le ruote distanti tanto quanto serve per stare sulle rotaie. Ecco, noi sentiamo che ci aspetta davanti è in atto un cambiamento, e davanti ci aspetta un percorso di rotaie che vengono allargate. E questo cosa comporta? Comporta che tutto il materiale rotabile di strumenti umano, di approcci culturali, di idee, è vecchio, non può più viaggiare sulle nuove rotaie. E stiamo chiedendoci, ma che materiale rotabile, ma che idee, ma che cosa bisogna proporre per poter viaggiare sulle nuove rotaie del futuro? Perché è molto difficile rileggere tutto quello che serve per governare. Mi sono spiegato? È abbastanza chiaro questa metafora? Ottimamente, sì, con la metafora ferroviaria ringraziamo Antonio Motteran e ovviamente gli auguriamo buona assemblea. Grazie.